Bene ragazzi, buongiorno, siamo qui oggi con un nuovo video. Mi trovo, credo che il paese si chiama Case Badili, ma non ne sono sicuro perché non so dove mi sto trovando. Sono sulla statale 16, al chilometro 226 esattamente. Sono appena andato dopo Pesaro ad acquistare un nuovo mezzo, abbastanza ignorante perché è, a parte per la colorazione che vedrete molto presto, è un mezzo che insomma ha la sua storia. Adesso mi mancano ancora 2 ore per arrivare a casa, quindi ripartirò, e se arriverò a casa vi farò la presentazione ignorante come vuole la tradizione. Per adesso è tutto, non vedo nulla, non so se mi sto filmando, comunque va bene, un saluto, a tra poco. Ok, sono sopravvissuto dopo quasi 200 km di strada. È andata bene, mi sono trovato bene, se non per colpa della gomma che adesso vi farò vedere, che è un po' imbarazzante, ma sono contento, non ho avuto nessun problema lungo il tragitto, non ho grippato, che questa è la cosa molto importante, e ottimi freni, ottime le sospensioni, molto comoda la postura, ottima la protezione dell'aria. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere qual è il nuovo mezzo. Eccolo qua, Gilera Nexus 500 4 tempi IE del 2011, quindi uno degli ultimi prodotti della serie Nexus. Come potete vedere, malossi. Adesso vi farò vedere tutte le modifiche che sono state apportate a questo mezzo. Premetto che il motore adesso è tutto originale, ok? È tutto originale, quindi non ha alcuna elaborazione. Ma, voi direte, perché hai scelto questo mezzo? Non certo per la colorazione, anche perché molto probabilmente nel giro di poco tempo verrà cambiata, perché insomma ho già lo zip che è abbastanza tamarro, non voglio girare con un altro mezzo così appariscende come disse il signore dell'Alfa 146. Commento qua sotto se vi ricordate chi era a quale noto film si era ispirato il signore per la sua auto abbastanza imbarazzante. Bene, bando alla ciance, andiamo a vedere subito cosa monta questo scooter. Allora, il motore è classico 500 Piaggio Gilera 4 tempi, vedete adesso è un po' impolverato perché non è stato pulito. Poi io ci ho fatto 200 km e sono sopravvissuto, quindi insomma ho preso un po' di insetti, un po' di polvere, quindi adesso lo vedete così. Ho scelto di fare il video così com'era appena portato a casa, in modo che poi vedrete come diventerà nel tempo, perché ci sarà da farci i lavori sopra. Allora, partiamo subito dalla colorazione. Come potete vedere, colorazione malossi, quindi il classico rosso, il classico arancione, il classico giallo fluo, adesivi molto minimali. Allora, partiamo subito con la presentazione ignorante. Allora, manopole della Domino sciolte, il classico gioco che andrò a togliere, che vi fa perdere almeno 10 cavalli, mi sono già incollato, ma notiamo subito, a parte la polvere, questa pinza che è derivazione Ducati Panigale, una pinza Brembo, guardate qua, l'adesivo è Bluetooth, semi wifi, questo è uno dei motivi per cui ho scelto questo scooter. È stata fatta una modifica molto importante all'impianto frenante. Scusate se era interrotto il video. Stavo dicendo che in origine, zanzare maledette, la frenata era, diciamo, combinata. Cioè, quando si andava a frenare, per esempio con l'anteriore, andava a frenare anche il posteriore. Adesso non ricordo esattamente perché l'avevo letto da qualche parte. Comunque, magari se vi può interessare mi informo. Non era come ad esempio nello Zippo, comunque nelle moto, che frena davanti, frena dietro. Qui c'è una frenata combinata, cioè con una frenata si andava ad agire sul freno davanti e anche su quello dietro.
In più venivano smezzate le frenate sui due dischi, a mio avviso è una cavolata, perché secondo me è buono che quando si va a pinzare col davanti frenano due dischi davanti, quando si frena col dietro frenano due dischi, il disco dietro. Comunque, a parte questo, ok, le pastiglie sono in carboceramica sulle pinze Brembo originali, tubi in treccia, anche dietro sto messo un tubo in treccia, adesso faccio il giro, ok, eccolo qua, con la sua guaina, pastiglie in carboceramica anche dietro, bauletto da gara con lo schienalino, molto comodo, sella molto comoda davvero. Qui vedete c'è la polvere, un po' da pulire. Cupolino Malossi. Passiamo ora a un'altra soluzione tecnica che mi ha portato ad acquistare questo scooter. La forcella anteriore è stata revisionata e è stata irrigidita. È stato messo dell'olio più viscoso in modo da avere un anteriore molto più rigido, molto più piantato e che vada ad affondare meno in frenata, soprattutto quando sci in due dove c'è molta inerzia. Vedete qua sotto, ok, il giallone. Purtroppo vi faccio vedere un'altra cosa. Qui c'è una crepetta, l'unica crepa che c'è nelle carine è questa qua, ma insomma poi andrò a ripararla. Sono stati eseguiti i tagliandi regolari a solo 20, adesso 22.000 km, e al paraflu nuovo, alla cinghia nuova, i rulli nuovi, la candela che ha 5.000 km. Vi faccio vedere le gomme. Ah, qua è il posteriore, ok. Qua c'è questa soluzione, adesso vi faccio vedere, dove rimangono sempre accese le lucine rosse qua sopra, invece sotto c'è la freccia. Ah, giusto, il fanale dietro è wifi, devo ripararlo, non funziona. Questa è l'ottima regolazione che vi permette, adesso non tocca a terra la ruota, quindi non si riesce a fare. Comunque vedete, no, si riesce invece. Se io la svito e l'avvito vado a regolare l'inclinazione del motore, quindi ci permette di modificare l'assetto del mezzo, ed è una gran cosa. Qui c'è sporco, sì, sono sporco, ok. Qui ho preso un po' di pioggia, adesso mi prometto che tornerà tutto nuovo. Pratiche grigliette stile Gilera Runner per riscaldarci le gambe d'estate e anche in inverno. Poi altra soluzione tecnica interessante, il manubrio naked. Io, come ho già detto in tanti video, anche nelle dirette, sono un avversario, un nemico del naked, però in questo caso è stato modificato il piantone per adattare un manubrio da moto e devo dire che mi sono trovato davvero molto bene durante il viaggio con la postura, con le impostazioni di guida. Mi è piaciuto, ovviamente qua il mozzo, vedete, fa un po' schifo, sto venendo male, anche questi tubi sono un po' bruttini, insomma le manopole sciolte, insomma adesso andrò a rimetterlo a posto. Qui vedete sono iniziate anche le plastiche nere, anche il tunnel centrale, che a mio avviso è una cosa inutile, però vedrò di rimediare. E cos'altro? La sella si apre col telecomando, quindi molto comoda, cupolino Malossi, più corto e fumé. Poi giriamo la chiave, faccio vedere una cosa, fari full led, guardate, devo testare di sera, ok, non ricordo più come si faceva, ok, 22.301 km. Porto oggetti qua, lì c'è liquido raffreddamento. Cos'altro vi devo far vedere? Vediamo un po'.
Ah sì, giusto. È stato montato anche un sensore per poter avere lo stop posteriore nonostante la modifica del pompante da moto, della Panigale. Motore veramente perfetto, ho fatto 200 km senza il minimo problema, sono veramente molto contento perché mi ha soddisfatto. Adesso sono i rulli più leggeri per dare un po' più di brio, vi devo dire la verità, il brio non l'ho visto, tant'è che i semafori ho provato a dare delle aperte e adesso vi faccio vedere una cosa qua, vedete? Questi rimangono sempre accesi, tant'è che ho provato e stavo dicendo, è uscito dal video. Che spengo, che mi sto intossicando. Stavo dicendo che tant'è che ho provato al semaforo a fare qualche accelerata, qualche partenza, e nei primi metri è veramente imbarazzante, ma d'altronde è proprio questo il motore che ha questo problema. Ho provato anche un Beverly 500 tempo fa e un altro di questi Nexus, purtroppo il motore in basso è molto spompo. Dopo vi devo dire che durante i sorpassi tra i 100 e i 130, 140 è brioso ed è divertente, molto agile anche nei cambi di direzione, nonostante, guardate come si è ridotta la gomma, guardate qua, è a tela, dalla parte di qua è ovalizzata e a tela, guardate, le curve a sinistra erano impossibili, pericolosissime, mentre dall'altra parte, ah qui è crepato, fantastico, me ne sono accorto adesso, benissimo. Fantastico. Vabbè, questo lo toglierò perché tanto è inutile. Bello. Ok. Anche questo è crepato, non me ne ero accorto. Fantastico. Distrutte le carene. La parte estetica è veramente imbarazzante. Simpson, inutili anche loro. Ok. Motore. Boh, non ha porcherie, è solo un po' sporco, qui aveva cambiato il liquido raffreddamento, infatti c'è una mini colatina vecchia e basta, direi che qua ci siamo. Adesso devo innanzitutto riparare il fanale dietro, cambiare la gomma e poi ci dedicheremo, toglierò questo gioco qua inutile, basta poi regolare questo, adesso lo sviterò per regolarlo e poi vi aggiornerò per i prossimi test. Ah, giusto, più avanti magari andrò a montare anche un variatore e un filtro sportivo, mentre direi che centralina e marmitta rimarranno originali, perlomeno per adesso, perché non voglio fare del gran rumore. Per adesso è tutto, un saluto, alla prossima!